Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza sia in aula sia in streaming a questo nuovo appuntamento di Laboratori dal Basso. Vorrei dire due parole sul Laboratorio dal Basso. Laboratorio dal Basso è un luogo di persone che aiutano le idee più giovani, quelle che vengono dal basso, quelle che vengono dai giovani, a trovare gli strumenti, a saperli utilizzare per trasformare queste idee nella loro realizzazione. Questi tre giorni di seminario condotti dal professor Mantovani, che è il dirigente del laboratorio di biomateriali e bioingegneria all'Università di Laval in Canada, avremo modo di imparare quali sono gli ultimi sviluppi nel campo dell'applicazione dei biomateriali in campo medico e in particolare nel trattamento delle patologie cardiovascolari, ma soprattutto e forse di più largo interesse avremo modo di imparare come trasformare un'idea in un progetto e questo progetto nella sua realizzazione. Ora, io vorrei introdurre il professor Mantovani dicendo molte cose su i suoi studi, sui suoi progetti, sulle sue collaborazioni, ma dopo aver letto 21 pagine del suo curriculum, penso che la cosa migliore sia lasciarlo parlare, perché tutta la sua esperienza e il suo contributo uscirà dalle sue parole. Quindi vi ringrazio e sono qui per domande e quesiti. Okay. Scusa, non so. Scusa. Grazie Francesca per le preziose parole. Mi fa sentire essere in Italia. E grazie per l'invito a questo laboratorio dal basso, mi fa piacere, anche se dal basso non mi piace tanto come nome, preferisco laboratorio per i giovani eccetera, ma comunque ci adeguiamo. E quindi il programma che avevo pensato, quindi in effetti questa idea di venire in Puglia a tenere queste lezioni è nata dall'incontro di Andrea Antonio Gentile l'anno scorso a Nanoforum a Roma, un forum per le nanotecnologie in Italia, e alla fine ci avevamo parlato, ci eravamo conosciuti e un giorno ricevo un'email da Andrea Antonio e dice: guarda, c'è questa iniziativa in Puglia e quello che ci interesserebbe è soprattutto avere un'idea, ok, la scienza eccetera, però anche di proprio, come ha detto Francesca, da come passare dall'idea al progetto, come fare di una bella idea un progetto e da un buon progetto un buon prodotto. E questa non è una cosa semplice. Ecco perché quindi risposi a Andrea Antonio dicendo due lezioni sono interessanti. Il primo è toccare un po' la parte scientifica, perché credo che è importante, questa è un po' l'idea di oggi. Ma ancora mi piacerebbe portarvi l'idea della scienza dietro il progetto più come qualcosa di che è nato dall'uomo per l'uomo. Non è un'ispirazione divina, non è che uno arriva la mattina e ha l'idea, eccetera. Cioè c'è un problema, c'è una metodologia per arrivare. Domani invece sarà più concentrato su proprietà intellettuale, e vi porterò la mia esperienza nel mio ambiente, quindi credo che il take home message di domani è proprio non c'è un segreto per la proprietà intellettuale, cioè nel senso ognuno deve pensare a dove è installato, chi sono quelli che potrebbero finanziare e che cosa bisogna finanziare, sono le tre cose interessanti. E invece dopodomani vi porto un'idea nuova, è da un anno che faccio questo workshop un po' a livello mondiale, l'ho già fatto in 4 continenti, ed è un workshop su survival skills for a young scientist, how to survive in the jungle of the science. È un'idea di è sufficiente fare un dottorato, pubblicare 10 articoli per diventare ricercatori, professori, direttori di laboratorio, eccetera? Sì, no, e se no, che cosa ci vuole d'altro? E sono convinto che no, e ci vogliono altre cose, ok? Italiano o inglese? Italiano mi prendete molto male, soprattutto se siamo, perché dovete sapere che è da ok, qualche parola su di me così poi capirete i miei errori in italiano eccetera.
Sono nato in Italia, ci ho vissuto 23 anni, la maggior parte del tempo zona Milano. Dico sempre: prendete Milano, fate un cerchio di più o meno 150 km di raggio, quindi 300 km di diametro, e 23 anni della mia vita sono dentro quel recinto lì. E quindi laureato al Politecnico di Milano in bioingegneria, ma al terzo anno ero curioso di andare all'estero ed era il primo anno dell'Erasmus, quindi partecipai a un progetto di doppia laurea con l'École Polytechnique a Parigi in Francia e feci un anno in più che portò a due lauree qualche anno dopo. Mentre ero in Francia mi fu proposto di lavorare un po' in ricerca, cosa che accettai, quindi incominciai un master prima di aver finito la laurea. E poi ho lavorato un po' in Belgio, in Olanda, sono stato un po' in California, sono stato un po' nella regione di della Pennsylvania a lavorare su diversi progetti, un po' dal punto di vista veramente ingegneristico, per poi appassionarmi di biomateriali e biologia. E quindi ho fatto un dottorato tra una scuola di medicina sperimentale in Canada e una scuola di materiali e meccanica in Francia. Quindi ho fatto 5 anni di dottorato, ma metà in Francia, metà in Canada, quindi ho beneficiato un po' delle due cose. Fatto sta che ho 45 anni, quindi sono 22 anni che non faccio più lezioni in italiano e la terminologia che ho o è in inglese o è in inglese, nel senso è sempre in inglese. Quindi posso provare a fare le 3 ore in italiano, ma non vi garantisco che sarà 100% italiano, ok? Sarà un italiano un po' magari una prostituzione dell'italiano, ok? E magari certe parti le farò più in inglese, sarà più evidente, eccetera, ma in ogni momento alzate la mano e mi farà piacere rispondere in una lingua che ci permetterà di intenderci. Ok? Va bene? Non ho fatto 7.000 km per venire qui ad annoiarvi. L'idea è di interessarvi e l'idea non è tanto di insegnare niente, perché non c'è nulla da insegnare. L'idea è di sensibilizzarvi a diverse tematiche di ricerca e a diverse tematiche domani e dopodomani di cose connesse alla ricerca. Quindi questo credo che è veramente il mio obiettivo, ok? In ogni momento siamo in pochi, siete in pochi, siamo quindi alzate la mano, intervenite, mi fa molto piacere e mi darà spunti per partire su tangenti e quindi parlare di cose che vi interesseranno e vi potrebbero interessare un po' di più di quelle che avevo previste. Ad esempio, parlando con alcuni di voi prima, la maggior parte di voi, prima che incominci il corso, ho visto che c'è molto interesse per le staminali, eccetera. Ho già lavorato su staminali, ma non ho pensato di portare nulla su staminali, tuttavia porterò qualche esempio, eccetera. Io ho preparato delle diapositive, ma non siamo obbligati di seguire tutto, non è un corso ufficiale, teniamolo ufficioso e quindi, se permettete, tolgo la giacca, così incominciamo nel non ufficiale. La mia passione da sempre fu il sangue. Nel senso che il sangue mi ha sempre eccitato scientificamente. Ho sempre trovato che il sangue, con la sua capacità di coagulare, era qualcosa di interessante. Quando mi hanno detto che volevano prendere dei metalli, dei polimeri, dei materiali ceramici, dei materiali espiantati umani da cadaveri o da animali e usarli in contatto con il sangue, e lì ho veramente capito che qual era la mia strada. Perché in un certo senso quello che vogliamo è che il sangue, appena trovi una superficie che non è altro che le nostre arterie, coagula. E quindi dico, è una sfida interessante, quella di giocare, è proprio nel senso di giocare con il sangue per fare che farlo arrivare a capire che quando metto una superficie che è in fondo un impianto, una protesi, eccetera, e lì non deve più coagulare. Quindi, e infatti, e questo, se volete, è un po' il segreto di tutto questo campo. Sono arrivato in Canada un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Canada perché qualcuno rispose a un
a una semplice lettera. All'epoca, nel 1992, si scrivevano ancora lettere, non si mandavano email. Quindi 20 anni fa mandai una lettera a più o meno 30 persone nel mondo e qualcuno mi rispose, gli altri cestinarono, come faccio adesso io, però quelli che mi hanno risposto, ce n'era uno in Canada che mi dice: ma il tuo curriculum mi piace, vieni, ho un piccolo budget, ti posso pagare una piccola borsa qui. Quindi sono arrivato in Canada per caso. Mi è molto piaciuto il paese, che è un paese che ha una storia, e in questo per voi che vivete in zona Lecce deve essere terribile. Milano non è ricca a livello culturale, storico, magari a livello storico soprattutto come Lecce, ma comunque io venendo da Milano, Bologna, eccetera, trovai che, è vero che la storia manca. Però quello che mi piacque e quello che mi piace ancora del Canada è che è il paese per make the impossible possible. È il paese dove tutto è possibile, perché quando lo guardi su una cartina capisci che bisogna essere pazzi per andare a abitare lì. Perché c'è il Gulf Stream che arriva, quindi con temperature meno 30, meno 40. In città ci sono tra 3 e 6 metri di neve per 4-5 mesi all'anno. Quindi tu dici: ma che cosa vado a fare? E invece poi capisci che non è... No, la neve non si tratta come si tratta a Milano o a Roma, la neve si integra nelle abitudini e quindi è semplice. Di notte ci sono degli aspiratori che girano per la città e aspirano la neve e la portano fuori città. Quindi oggi 60 cm di neve, domani va in giro in mocassino, e quindi, o con scarpe più grosse, però è sufficiente all'entrata di un ristorante mettere una piccola salettina per cambiarsi le scarpe, nel ristorante puoi essere vestito in abito da sera, eccetera. Quindi questa è una cosa che mi piacque subito. E arrivai che avevo 25 anni e trovai interessante il think different. Non è perché a Milano 5 cm di neve chiudono Malpensa o Fiumicino 1, che in fondo in Canada viaggio tra 120 e 180 giorni all'anno e non sono mai stato un giorno a terra dal Canada. Sono stato a terra a Bruxelles perché c'erano 2 cm di neve, ma in Canada non mi sono... gli aerei funzionano sempre. Quindi vedete, make the impossible possible. Come? Planning. La risposta è pianifica. Conosci il tuo environment e pianifica. Se oggi propongo, se oggi le previsioni dicono che domani ci sarà 80 cm di neve, domani non prevedere un'uscita in macchina, spostala dopo domani. E tutto è pensato per questo. E quindi è il paese geniale per la ricerca. È il paese geniale per la ricerca se sei capace a pianificarla. E devo molto al Canada perché mi ha dato la possibilità giustamente di arrivarci e di... innanzitutto arrivo, ero il primo professore in biomateriali di tutta la facoltà, quindi di organizzare un laboratorio, eccetera, eccetera. Quindi vi darò. Ufficialmente sono basato in un dipartimento di ingegneria, materiali, con una piccola parte metallurgia e anche estrazione di metalli da mine, eccetera, ma il grosso del laboratorio è installato in un centro di ricerca ospedaliero. Quindi abbiamo metalli degradabili che si forgiano all'università, che in fondo sono l'indomani testati su animali in un laboratorio ospedaliero come quelli che conoscete. Abbiamo tecniche di caratterizzazione avanzata come microscopi a forza atomici e XPS, X-ray fotospettroscopi, quindi analisi superficiali, installati in un laboratorio in un ospedale. Quindi è un concetto un po' strano. Adesso che conosco un po' di più il mondo, so che ci sono massimo una decina di centri al mondo così. Quello che volevo fare oggi, in una maniera molto informale, come avevo detto, è l'idea, è di presentarvi tre clusters, tre progetti coerenti, perché sono tutti nel cardiovascolare, ma diversi l'uno dall'altro. Il primo parla veramente di nanotecnologia, e quindi sono contento che c'è qualcuno veramente di nanotecnologia che è interessante. Il secondo è molto corto, ma parla veramente di proprietà make the impossible possible. Fare qualcosa che sono sicuro che anche voi avete studiato, che non va mai fatta, e vi dirò tra un'oretta che cosa, e in fondo no, si può to challenge the
book, Challenge Your Last Professors. Quindi io avevo un professore che diceva sempre mai fare questo e finalmente oggi lo stiamo facendo e funziona benissimo. Quindi è una cosa veramente... Quindi mai ascoltare i professori o sempre portare ai professori la prova che quello che puoi fare è interessante. E il terzo è veramente Tissue Engineering e lavoro molto su collagene, quindi sono contento di vedere che c'era gente interessata al collagene. Una piccola conclusione, solo per permettervi, e una piccolissima introduzione. Credo avete già avuto diverse introduzioni anche da altri persone partecipanti in questa serie di eventi. Quasi tutto quello che mi concerne dal punto di vista scientifico è su questo sito web, LBBU Laval CA. L'ultima cosa da dire è siamo stati fortunati perché il lavoro degli ultimi 12 anni è stato riconosciuto dal Canada come una Canada Research Chairs e l'interesse non è certo il nome che non dice nulla, ma è in Italia le chiamate cattedre. In fondo in Canada la cattedra non ha nulla se non ci sono dei fondi e la cosa interessante di questa cattedra è che ci sono fondi preferenziali su range di 14 anni, quindi abbiamo un fondo ricorrente per 14 anni che ci permette di testare delle idee nuove. E 3 anni sarebbe impossibile perché lo incominci oggi e tra 2 anni è già finito, ma su 14 anni c'è modo di dire esploro cose che non esistono ma potrebbero magari esistere un giorno. Quindi questa visione, questo planning a mid long term vuol dire 10-15 anni è una cosa incentivata in questa CHEERS. La popolazione mondiale cresce di 200.000 persone al giorno. Vuol dire che l'equilibrio tra morti e nati fa più 200.000. Quando ho saputo questo mi sono seduto un'ora e ho navigato su internet perché mi sono detto, caspita, non è mica poco. 200.000, in fondo non è tanto, è qualche per cento della popolazione mondiale divisa, 200.000 persone al giorno, domani ci sarà su terra 200.000 bocche in più da sfamare, prenderanno ossigeno, manderanno CO2. Se guardate questo da un punto di vista ingegneristico, ma scientifico, prendete una scatola chiusa, il mondo, ogni giorno ci metti 200.000 più persone che un giorno vorranno avere un iPhone, che un giorno vorranno avere un contatto Wi-Fi, che un giorno vorranno accendere la luce, scaldarsi, climatizzarsi, avere una macchina. È un dato, non sta a noi giudicare, perché no? Però è un dato, credo, interessante. E la popolazione mondiale cresce, questo lo sapevate già. Quello che mi piace è che non cresce solo la popolazione mondiale, cresce anche la speranza di vita. E questa è una curva dove vedete diversi paesi, ma qui vedete le predizioni delle Nazioni Unite e guardate come le predizioni, in fondo l'esperanza di vita aumenta con una retta, guardate, siamo intorno al 2020 e quindi è normale che siamo tra 85 e 90 anni. Ci sono città come la città di Parigi dove il delegato agli affari scientifici ha già lanciato un progetto per dire in 2050 Parigi avrà 20 volte in più di centenari che oggi. Dobbiamo fare la città, attrezzarla, equipaggiarla in modo che i centenari possano vivere bene. Quindi siamo sempre di più sul mondo, cioè siamo sempre di più nel mondo, scusate. La nostra speranza di vita aumenta, quindi questo è interessante, e non c'è ragione di credere che qualcosa la fermerà, non arriveremo a 200 anni, però nel 2050 vivere 100 anni sarà classico. C'è qualcosa di più che solo la speranza di vita, è la qualità della vita, quindi la capacità di vivere in una maniera che ti permetta di fulfill your expectation, di riempire le tue aspettative. Vi faccio un esempio per questo, perché questa è una cosa che mi turbò 20 anni fa. I miei nonni qui in Italia avevano come 80 anni e erano nel loro gergo 80 anni, dice, e più o meno da quando avevano 70 che li sentivo dire oh, la nostra vita è fatta, adesso siete voi. Sono arrivato in Canada e lì ho conosciuto gente che a 65-70 anni vendevano casa, liquidavano banche, liquidavano tutto, compravano un camper,
estensibile dalle due parti, quindi 30 metri quadri di camper, 30 metri quadrati a destra, 30 metri quadrati a sinistra, e con una casettina mobile di solo 90 metri quadrati avevano pianificato di vivere gli ultimi 20 anni della vita girando nel mondo, in America soprattutto, Messico, eccetera. E dicevo, caspita, qualche anno dopo ne ho pure conosciuti che divorziavano da parte di lui, da parte di lei, si risposavano, più giovani, più vecchi. Quindi è solo uno stato mentale. È solo uno stato mentale quello di dire che abbiamo 60 anni, 70 anni, ci sentiamo vecchi, eccetera. Oggi non vivo più in Italia, quindi non posso giudicare. Però vivo in paesi dove vedo che in Indonesia 65 anni devi sedere e aspettare la morte. E poi ci sono paesi dove 65 anni, no, ti risposi, puoi rifare figli, puoi utilizzare metodi di inseminazione artificiale, eccetera. Non entriamo nel giusto o sbagliato. Entriamo nel è possibile, quindi è solo quello. Quindi oggi è ancora possibile. C'è una parte etica da guardare. Quindi quello che voglio portarvi con questa piccola diapositiva è proprio che non c'è ragione di pensare che nel 2050 voi e Dio non siamo qui ancora abbastanza attivi. E quindi questa è una cosa interessante. Questi sono gli americani, che sono molto più, un pochino più complessi nelle loro analisi, però guardate, facciamo 2010, oggi c'è più o meno 3% di gente che ha 85 anni e più, e gli americani hanno stimato che nel 2050 ce ne sarà più di 5%, e quindi sì, la speranza di vita aumenta, ma le persone vivranno più a lungo, e la parte, la percentuale delle persone che saranno più anziane diventerà sempre più importante. Questo fa anche nascere cose interessanti come ad esempio, scusate, questo fa anche, ci permette anche di dedurre cose interessanti come è legittimo o non è legittimo. Però vi dico, dal mio punto di vista l'idea è c'è un market. La Coca-Cola, tutti sappiamo che con un bicchiere di Coca-Cola contiene 7 cucchiaini di zucchero. E quindi e se metti dentro una vite arrugginita diventa limpida, però tutti qualche volta all'anno o qualche volta a settimana o certe qualche volta al giorno beviamo. Quindi a un certo punto dico entriamo anche nella mentalità del giusto o sbagliato, ok, però se c'è un mercato statene sicuri, qualcuno lo soddisferà. E quindi se c'è un mercato di persone anziane e queste persone anziane avranno dei bisogni, ci sarà qualcuno pronto a soddisfare i bisogni delle persone anziane, perché quel qualcuno non può essere una startup che viene dal Salento piuttosto che dal Canada, piuttosto che da Milano, piuttosto che dall'Africa, eccetera. E oggi c'è ancora qualcosa di strano, e questo è qualcosa che sta cambiando anche il mio modo di pensare, e questo è strano per tre ragioni. Primo, 20 anni fa non ne avevo, non ho mai sentito il bisogno di un cellulare, mi sembrava che già internet, email, esagerato. Dopo aver provato cosa vuol dire spedire una lettera e aspettare 3 settimane perché torni la risposta, e ho 45 anni, non ne ho 90. E che dico, sai, durante le guerre era così. Quindi, primo, questo ci dà accesso a una velocità incredibile. Secondo, mobilità. 3 settimane fa organizzavo una conferenza in Indonesia, a 7 ore da Jakarta, in mezzo a una giungla tropicale, su un'isola remota. Avevamo affittato tutta l'isola ed eravamo lì, e critici che ci chiedono o no, io facevo FaceTime con i miei studenti. Cioè, è qualcosa di incredibile. Apre nuovi orizzonti per l'università. È finita, anche oggi siamo in streaming, però non vediamo cosa c'è dall'altra parte, magari ce n'è uno, magari ce n'è 1000, magari ce ne sono 10. Però quello che è interessante con questo, se qualcuno troverà un'applicazione che va più lontana dello Yaps per trovare il ristorante più vicino o le piccole cose così, ma se qualcuno troverà un'applicazione che divide questo schermo in due e da uno mette una manina e la manina sia uno degli studenti, dall'altro c'è il professore che parla o il professore, professore, ma può essere un premio Nobel, può essere chiunque, c'è una marea di gente che sarebbe contenta di parlare un'ora a qualcuno che può essere nella giungla dell'Indonesia sperduto, con qualche dollaro, perché costa $25 al mese in Indonesia, una Sims infinita, puoi fare tutto quello che vuoi per un mese,
e te la vendono all'aeroporto quando atterri. Quindi metti dentro 25 euro, 25 dollari, scusate, 17-18 euro, fai tutto. Quindi per uno studente l'università diventa accessibile. Capisco che Harvard mette tutti i corsi in linea gratis, perché qualsiasi studente nel mondo può andare a Harvard edu e avere accesso a tutti i corsi. Questa è la seconda. La terza è il numero. C'è una marea di gente che oramai ha almeno un cellulare. E sono sempre incredulo quando arrivo in America del Sud o in Indonesia o in Asia o anche in Africa e la gente certe volte ha due cellulari. E tu dici, ma perché due cellulari? Cazzo, uno solo è abbastanza. Quindi no, quindi entra facilmente nella mentalità comune. Quindi è una cosa interessante. Quindi questo cambierà il nostro modo di vivere molto di più di quello che è fatto rispetto a oggi. Mi piace anche situare il nostro lavoro nel contesto delle grandi sfide dell'umanità. E l'umanità ha quattro grandi sfide. Energia. Questo è importante, ve l'ho già detto, tutti vorranno accendere la luce e nessuno vorrà più lavorare a 40 gradi, perché dice il computer non può più funzionare a 40 gradi. Io ho già dei colleghi in Canada che fanno degli scandali dicendo, dice, in Canada deve fare 2 settimane all'anno sopra i 25, e dico, quando fa più di 25 gradi io non posso più lavorare, perché il computer dopo 25 gradi c'è scritto di non usarlo, perché Quindi vedete, l'environment è qualcosa, l'energia è importante, e l'energia è connessa con l'environment, l'ultimo. L'environment è importante perché credo che abbiamo tutti una responsabilità, ed è la responsabilità che nasce dal fatto che su Terra siamo di passaggio. Quindi la responsabilità è, abbiamo tutti la responsabilità di lasciare un mondo che sia almeno come quello che abbiamo trovato, o magari uguale, ma non peggio. E invece lo lasciamo peggio spesso. E mi spiace sempre quando viaggio in Puglia, con delle bellissime spiagge, delle bellissime calette, paesaggi da sogno, non c'è bisogno di andare in Indonesia, eh? Voi meglio stare in Puglia, credo. E poi in fondo vedi la spazzatura sul bordo, e questo è veramente un peccato. Il cibo è una cosa grave anche quella, è una grande sfida. E credeteci o no, i biomateriali possono fare qualcosa per quello. Voi dite, questo qui è venuto qui a pregare per la sua parrocchia, chiaro, è chiaro. Però ho delle compagnie che mi contattano per dire, ma lei ha pubblicato questi articoli su bioreattori. Dice, ma ci potrebbe fare delle bistecche nei bioreattori? Scusi, cosa vuol dire? Beh, vuol dire, noi le diamo qualche milioni di cellule che vengono dal muscolo di un bue, di un vitello, e lei ce lo potrebbe riprodurre, trovare metodi per coltivare bistecche in bioreattori con metodi di medium cells. E che voi ci credete o no, ci sono grosse compagnie mondiali che non posso nominare, che investono milioni di dollari e di euro all'anno, perché comunque non avremo più abbastanza spazio, abbastanza erba, abbastanza environment credits per permetterci di allevare mucche. O alleviamo tutti i polli, o impariamo a mangiare insetti, come l'Asia sta facendo, coltivare delle piccole, come si chiamano quelle che saltano, scusate? Esatto, e quindi coltivarle, mangiarle, sono ricchissime in proteine. Capito? Quindi è una cosa importante. Peccato per il prosciutto, eh? Sono stato uno degli ultimi a conoscerlo. Quindi. E il terzo è il medico. Il campo medico è ovvio. L'aumento della speranza di vita non è dovuto solo ai biomateriali o al tissue engineering, ma è anche dovuto a questo. Il farmaceutico gioca, le abitudini di vita giocano, gli environment molto più protetti contano molto, quindi è questo. Quindi siete giovani, quindi spesso quando uno parla di grandi cose sembra strano, ma ci sono anche una marea di piccoli problemi quotidiani che certi sport hanno. Magari questo è un gruppo piccolo, magari non c'è nessuno che ha problemi di legamenti. Ah no, ce n'è uno, vedete, è rarissimo, normalmente ho diverse mani che si aprono, e no, io i legamenti sono andati, non posso più fare rugby, o non posso più sciare, o non posso, anche se siete giovani. Quindi
È interessante pensare che si potrebbe un giorno avere degli organi capaci di sostituire gli organi che abbiamo dalla nascita, eccetera. Quindi è dentro tutto questo campo che vi voglio portare per qualche ora. E il mio laboratorio che ho montato nel 2000 si dà due mandati principali. Il primo è molto semplice, molto diretto, però vedrete interessante, è quello che interessa molto le nanotecnologie, eccetera. Oggi ci sono milioni di persone che ogni anno vivono grazie a terapie, impianti, protesi, che sono impiantate nel corpo dall'esterno. Beh, queste persone vivono grazie a dei materiali: acciaio inossidabile, cromo cobalto, titanio, teflon, dacron, qualche poliuretano, silicone, e la maggior parte è questo, qualche ceramico, qualche biovetro ed è finito. Meno di 10 materiali, ma ci sono almeno 1 milione di persone all'anno che vivono, che sopravvivono e aumentano la loro qualità di vita grazie a questi materiali. Beh, l'ingegneria, la scienza, la biologia insieme possono fare qualcosa per migliorarne le performance cliniche. E questo è il primo obiettivo del laboratorio. Prendere quello che esiste, quello che è venduto, quello che è disponibile sul mercato, quello che gli ospedali hanno per impianto, per aiutare la gente a vivere meglio. E questo è un mandato che credo un mandato molto importante che abbiamo. E questo è un mandato che chiunque nel campo della scienza, è interessante sognare l'ingegneria tessutale, è interessante sognare la medicina riparatrice, però quello è qualcosa che meno di 5 anni, 10 anni, 20 anni sarà impossibile che ci sia sul tavolo. Guardate solo lo sviluppo che c'è stato negli ultimi 15 anni e ad oggi ci sono 3 compagnie che hanno delle protesi di pelle. E pertanto la pelle non c'è, dal nostro punto di vista, non c'è nulla di più semplice che un piccolo strato di pelle, eppure già è molto complicato. Immaginate un pancreas, immaginate un'arteria, immaginate un cuore, immaginate un cervello. Non dico di no, ma non sarà nei prossimi anni. Quindi il primo obiettivo è quello di migliorare le performance dei dispositivi che esistono per sovvenire, per aiutare la gente a vivere meglio. E il secondo obiettivo è quello a medio-lungo termine, è quello che ho scritto e dice esplorare la fattibilità di nuove strategie per la sostituzione, la rigenerazione di tessuti malati, se volete, che oggi sembrano pure utopia, ma che domani potrebbero diventare dei nuovi trattamenti, nuove terapie, eccetera. Quindi è dentro questo che voglio portarvi. Quindi se siete d'accordo, incominciamo se avete domande mi fermate in ogni momento, ma questa era più filosofia di base, ma qualcuno domande? Ok? Quindi mi piacerebbe portarvi un po' nel mondo delle nanotecnologie e farvi capire come la nanotecnologia non è qualcosa che uno si sveglia la mattina e dice oh, ho bisogno della nanotecnologia. La nanotecnologia, a me piace dire, is a tool, è un attrezzo. È un attrezzo come un idraulico ha i suoi attrezzi e quando ce l'hai bisogno è interessante usarlo. E invece oggi si utilizza molto la nanotecnologia as a hype, come un hype, come un ippo, come qualcosa di fantastico. Tutto è nano, eh? Conosco della gente che fa della nanochimica. E dico, ma cosa usi, della nanomole? La mole mi sembra che è definita, è 10 alla 23, perché se è nano è di meno, è di più. Quindi, vedete, il nano, secondo me, è un attrezzo, è come la microscopia, che è lì da anni e la usi se ce l'hai bisogno, eccetera. Quindi, scusate. Devo imparare a tossire dall'altra parte. Allora, mi piacerebbe portarvi all'interno di un cuore. Questo è il vostro cuore o il mio che pulsa e queste sono le principali arterie, quindi le più grosse. Avete l'aortica. Quindi è possibile oggi inserire un catetere dall'inguinale che entra all'interno del cuore, ingetta, un piccolo elemento di contrasto e qui vedete quello è l'inizio di un infarto. Se non è trattato, ci sarà un infarto. Allora, l'infarto, in fondo, alla base c'è una strizione dell'arteria e il trattamento è semplice, dopo aver provato medicine, eccetera. Inserire un piccolo palloncino
si chiama balloon, questo balloon è inflated, quindi si destabilizza, e può inserire un stent. Questo stent è un piccolo dispositivo, lo vedete qui, è un dispositivo che l'obiettivo è quello di impedire, giustamente, all'arteria di richiudersi. Questo stent, questi stent sono quindi a geometria variabile, però piccoli. Vedete, della grandezza della testa di un fiammifero. Questi stent per applicazioni coronariche, quindi per applicazioni a livello del miocardio nel cuore. Pesano meno di un grammo, alla maggior parte del tempo metà grammo, tra 4 e 500 mg, e costano più di 1000 euro. Questa è una cosa veramente incredibile. Sono fatti essenzialmente in tre tipi di metalli: acciaio inossidabile, 70% del mercato, 20% in cromo cobalto, 10% in altre leghe, nickel titanio, memoria di forma, eccetera. Alla base questi stent sono prodotti da una ventina di compagnie nel mondo. Queste compagnie si dividono un mercato non eguale, cioè non un ventesimo ognuno, di più o meno 3 milioni di stent all'anno. 1000 euro l'uno fa 3 miliardi di euro di cifra di affari. Quindi è un campo interessante e dal punto di vista dei pazienti, 3 milioni di pazienti, ma anche dal punto di vista finanziario. Quindi è legittimo per noi come ricercatori che lavorano nel campo di dire, ma possiamo provare a fare qualcosa. Questi stent, 30% di questi stent, dopo 3 mesi di impianto nel corpo umano, si dice fails, falliscono. Vuol dire che in fondo la ragione principale per la quale sono stati impiantati, cioè di impedire il richiudimento dell'arteria, e in realtà l'arteria si richiude. Quindi uno su tre, 3 milioni, 1 milione all'anno. Vuol dire 1 milione di pazienti che tornano all'ospedale. Vuol dire costi per il sistema, per il Ministero della Sanità dei paesi che aumentano. Quindi vuol dire dolore e vuol dire un potenziale di rischio di morte per questi 30% di pazienti. Attenti, una volta che lo stent è impiantato nel corpo, non può più essere spiantato, perché l'avete visto, è montato sul balloncino ed è dilatato. E spiantarlo vorrebbe dire chirurgia tradizionale, aprire il torace del paziente, aprire il cuore, andare a disseccare lo stent, e quindi è una cosa non fattibile. E questa è una stupidità, ne riparleremo tra una mezz'oretta di questo. Ci sono altri potenziali, qualcuno ogni tanto alza la mano e dice, ma dice, lei ha detto che sono in acciaio inossidabile, ma l'acciaio inossidabile, dico, io lo conosco perché lavoriamo in metallurgia, in metalli, in corrosione, l'acciaio inossidabile contiene cromo, contiene nickel, contiene molibdeno, e le leghe a memoria di forma nickel-titanio sono composte 50% di titanio, ma 50% di nickel. Cromo cobalto, 50% di cromo, 50% di cobalto. Ma nel cromo e nel cobalto sono interessanti come sostituti alimentari. Quindi sono tutti elementi, la maggior parte sono elementi riconosciuti tossici. Allora, i chirurghi, i cardiologi dicono, ma cosa vuoi? Uno stent è mezzo grammo, 1,5 grammi di materiale tossico in 80 kg di persona non è una cosa così grave. Questa è un'idea. Comunque, quello che voglio farvi sentire è che c'è una prima causa, una complicazione clinica, come viene definita, e poi ci sono, se vogliamo, altre cause. Io concludo sempre questa diapositiva dicendo l'ingegneria, la chimica, la fisica, la biologia messe insieme possono fare meglio. Oggi siamo capaci di sviluppare materiali che non sono acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile è stato sviluppato durante la Seconda Guerra Mondiale per avere delle navi da guerra che non erano più, che non c'era più bisogno di ripingerle, perché altrimenti si facevano corrodere dal saline environment del mare. Quindi mi capite, cioè oggi salviamo 1 milione o 2 milioni o 3 milioni di persone nel mondo grazie a un materiale che è stato sviluppato nel 1933 per applicazioni a seconda. È stupido in un mercato così
flourishing, così interessante, 3 miliardi di euro, quindi perché non facciamo meglio? Quindi la conclusione che voglio lasciare è proprio questa. Che cosa può fare la biologia unita alla scienza e unita all'ingegneria per permettere oggi alle ditte di essere innanzitutto più performanti, fare dei prodotti che funzionino? Voi e me, come pazienti, abbiamo diritto di andare in un ospedale e farci trattare, ma abbiamo anche il dovere di aiutare queste ditte a mettere sul mercato dei prodotti innovanti. E questo credo che si rilega con l'idea di questi laboratori dal basso, eccetera. Quindi l'innovazione passa da idee nuove alle quali la gente non aveva pensato. E se chiedete a una ditta, prima di venire qui sono stato a Madrid, e a Madrid lavoro con un consorzio di ditte europee su queste tematiche, e se chiedete a loro: ma perché li fai un acciaio inossidabile? Dice: perché è il meno caro, perché è il meno caro. Pagano 5 cm di mini tubo per tagliare lo stent, 25 euro. Il costo, come essere in un dipartimento di metallurgia, mi dà il costo. Il costo è 10 centesimi. Quindi 10 centesimi sono venduti alla ditta. Da un po' e poi... Scusate, mi muovo troppo, Non sono in televisione io. La ditta da 25 euro fa un po' di cose, packaging, eccetera, e in fondo li rivende a 1000. Vedete l'escalation anche del costo, come incredibile. Quindi noi, come me, come ingegneri, come gente di scienza, io credo che abbiamo il dovere di arrivare alla ditta e dire: tu fai come vuoi, però oggi sarebbe possibile fare qualcosa di meglio. Ok, mi capite? E questa è l'idea alla base, e questo potrebbe essere anche nella semplice caffettiera. Io quando vedo le bottigliettine di plastica, allucino, perché il mondo è pieno di plastica vuota, è pieno di plastica buttata via, ed è così difficile per un polimerista fare una plastica che dopo 30 giorni di raggi di sole si scioglie e ridiventa un acido polilattico, non è difficile perché i chimici sanno come fare, ma perché non si fa? Perché le ditte sono già tutte fatte per andare con... Quindi abbiamo il diritto di alzare la mano e dire: c'è qualcosa di più. Scusate, ma... non so cosa è successo, ma... Il portatile è acceso, sì, no. Forse ho parlato troppo e lui è entrato in... Ok. Aspetta, magari qua. Prova una botta di F4. No, F1 da me. No, c'è il classico sistema ricettivo ingegneristico, spegne, c'è un po' di qua. Ok, scusate, andrò più veloce, devo parlare meno, ho capito. Il segnale è un segnale divino questo, dice Diego parla meno e lavora di più. Qualche anno fa, vuol dire 10 anni fa, qualcuno è arrivato con la brillante idea di dire: ah, dice, 30% degli stent falliscono, allora ricopriamoli con delle medicine, carichiamoli in droghe. Medicine. Queste droghe sono essenzialmente drugs e sono essenzialmente paclitaxel, sirolimus, essenzialmente delle molecole antistenotiche o antiemorragiche, dipende dal tipo. Solo che l'idea alla base viene, siete tutti un po' interessati un po' al mondo della biologia e come fare interagire due mondi apparentemente super diversi, il mondo della biologia con le proteine, con le molecole bioattive che non possono essere scaldate più di 40-50 gradi, altrimenti si denaturano, e il mondo dei metalli che per inserire qualcosa all'interno del metallo devi scaldarlo almeno a 400-500 gradi, altrimenti non puoi. Allora, la maggior parte delle ditte cosa hanno fatto? Hanno detto: bene, dice, prendiamo lo stent, prendiamo una soluzione polimerica liquida nel quale c'è il paclitaxel, il sirolimus o altri tipi di molecole, ma non molte, 5-6 massimo, dipping method, quindi lo puccio e poi dico: ecco, lo stent è ricoperto.
di pucciarlo nella medicina uno, due, tre volte, permette alle compagnie di dire: ah, questo è uno drug-eluting stent. E drug-eluting stent 5.000 euro, perché è carico di molecole. Solo che, dal punto di vista ingegneristico, se voi ricoprite un metallo, se non mettete uno strato di primer, se non mettete uno strato che aumenta l'adesione del polimero sul metallo, provate voi a pitturare un polimero, pitturare una plastica, non è aderente. Se volete avere qualcosa, perché non è aderente? Perché il metallo in fondo è ricoperto da uno strato di ossido, l'acciaio inossidabile è ricoperto da qualche decina di Armstrong, un centinaio di Armstrong, facciamo, di ossido di cromo. Questo ossido di cromo è come una ceramica. Pitturare una ceramica non è una cosa così semplice. Quindi far aderire un polimero su una ceramica che è sviluppata su un metallo non è evidente. Quindi durante il momento dell'impianto, nel quale si porta lo stent nel cuore, ci sono delle delamination, ci sono dei breaks, ci sono delle fessure, e quindi questo porta a mancanza di efficacia del ricoprimento. Quello che vi porto, quindi vi porto subito sulla strategia. La strategia quindi è la seguente. Quello che abbiamo detto è: come ingegneria, come scienza, possiamo fare qualcosa di più. Cosa possiamo fare? Trovare un modo per ingegnerizzare il metallo. Sviluppiamo uno strato di priming o qualcosa che permetta a un polimero di essere aderente sul metallo, qualcosa anche industrializzabile. Depositiamo uno strato fine di polimero. Il problema qual è? Il problema è che lo stent, una volta che è portato nel cuore, poi viene espanso. Viene espanso da 1,7 mm a 4. Quindi è un'espansione brutale. È un'espansione, è una espansione che ne raddoppia il diametro e forse di più. Quindi è un'espansione che non è evidente per un polimero aderente a un metallo di seguire, perché il metallo si deforma con una metodologia diversa da quella del polimero. È qui che entra in gioco la nanotecnologia. C'è solo un modo per avere un polimero che sia super elastico. Allora la nanotecnologia ci insegna qualcosa di assurdo. Prima di passare a che cosa ci insegna la nanotecnologia, che cos'è la nanotecnologia per voi? Perché la nanotecnologia è così interessante? Mi piacerebbe avere un'idea, siete in pochi, dai, ognuno dice due parole e alla fine abbiamo la definizione completa. Perché la nanotecnologia è così interessante? Perché parte dal piccolo, ok? Parte dal piccolo per arrivare al grande, quindi è al contrario rispetto alla metodologia classica che si usa. Perfetto. Altra domanda, altra idea. Niente da aggiungere? Proprio questo, parte dal piccolo? Perché sollecita proprietà che sono evidenti nella microscala. E il vecchio lupo si vede sempre. Eh? Quindi. Altre idee? Altre idee? Campo delle tecnologie, questi sono argomenti che tra l'altro affronto, quindi insomma. La cosa terribile è che tutti pensano che le nanotecnologie si riferiscono solamente al piccolo, come un po' voi, ma non c'è nulla di male, avete fatto bene a rispondere, apprezzo il coraggio. Ma se le nanotecnologie si riferissero solo al piccolo, scusate, ma i chimici fanno nanotecnologie da secoli. Non c'è bisogno di arrivare oggi a insegnare a un chimico cos'è una mole o cos'è una molecola. La nanotecnologia non è il piccolo, ma purtroppo la disinformazione ci porta a dire nano è piccolo e bello. Piccolo e bello, ma non è vero. Piccolo e bello se ci porta delle proprietà che altrimenti non esistono. Temperatura di fusione dell'oro, avete un'idea? Nessun anello in oro? Temperatura di fusione dell'oro? 800, 900, più di 700 gradi, ok? Siamo d'accordo più o meno tutti. Se vi porto un foglietto d'oro che è inferiore di spessore a 100 nanometri, a quanto fonde? Ingegneria, laurea di base.
la temperatura di fusione è sempre un parametro intrinseco al materiale, non è estrinseco, non dipende dalla geometria. Quindi la temperatura di fusione dell'oro, il buono studente di laurea alza la mano e dice la stessa. E io dico sbagliato. Perché se siamo capaci di fare un foglietto che è meno di 100 nanometri di spessore, la temperatura di fusione scende a 320 gradi, quella di un polimero ad alta temperatura di fusione. Perché? Perché? Qualcuno idea? La maggior parte della gente dice che lo spessore è piccolo, ma lo spessore piccolo non è la buona risposta. La buona risposta è perché il ratio, cioè il rapporto tra atomi di superficie e atomi di volume, cambia. Hai molti più atomi di superficie, quindi passi da un fenomeno di volume ad un fenomeno di superficie. E questo avviene qui. Se abbiamo 100 nanometri o meno di polimero, quel polimero è superelastico. È come l'elastico delle mutande, ma puoi fare così infinite volte. E questa è una cosa molto interessante per gli stand, perché permette di avere un materiale che si deforma e di avere un polimero sopra, che è un polimero, con tutte le cose interessanti del polimero riguardo la fissazione di proteine, molecole attive, e che in compenso si deforma quanto lo vuoi. E questo è veramente... Quindi la nanotecnologia non è interessante per tenerlo a 100 nanometri. Se potessi averlo a 2 mm sarebbe, o a 200 micron, sarebbe più interessante. Mi capite? Ok. Quindi, vedete, una volta che avete depositato uno strato, un nanofilm sul materiale, poi potete aminarlo, ad esempio, con tecniche di plasma come quelle che vi introduco, ma anche con metodi più chimici, io vi dirò perché a me... E, finalmente, poi, con metodi di bioconjugation, attaccare tutte le molecole che volete. Ed è un grafting che può essere modulato, può essere super... forte o può essere super debole. Mi capite la logica? Quindi la nanotecnologia arriva come utensile, come attrezzo nella nostra borsa di persone di scienza. Quindi incominciamo a lavorare un po' sul metallo. Quindi un elettropolishing, un lavaggio al dipping e un plasma etching. Plasma etching, perché il plasma mi piace tanto? Il plasma mi piace per tre ragioni. Primo, è un metodo puramente fisico, non ci sono solventi. Secondo, le metodi plasma, come vi illustro tra qualche minuto, sono sottovuoto. Quando qualcosa è trattato a sottovuoto non hai più bisogno di sterilizzarla, è già sterilizzato da solo. Terzo, il metodo di plasma può essere facilmente scalable, facilmente portato a livelli industriali. Ci sono compagnie come la come il Chevrolet, che fa una macchina che si chiama Saturn, non so se è in vendita in Europa, ma in America sì, e la Saturn ha la carrozzeria in plastica, ma non sono capaci di pitturarla. Allora devono prima fare un trattamento al plasma. Cosa è il plasma? Quindi l'idea alla base è la seguente, prima di andare nel plasma. Questo è l'acciaio inossidabile, il cromo cobalto, è un metallo comprato, quindi una rugosità molto... molto elevata, parliamo di 2 eccetera micron. Invece questa è un trattamento, come quel pre-processing di cui vi ho rapidamente parlato, che ci permette di avere una superficie quasi speculare. Potreste alzare la mano e dire, ma se vuoi spingere a una proprietà estrema l'adesione tra polimero e metallo, perché vuoi depositarlo su una superficie che assomiglia al vetro? Perché non voglio dei legami meccanici, ma voglio dei legami fisici. Voglio un legame fisico di un polimero su una superficie talmente liscia, talmente pulita, talmente senza difetti, che diventerà un'unione intima tra le due superfici. Ecco i plasmi. Un plasma cos'è? Questo è un plasma sviluppato per stent. Quindi una geometria allungata, vuol dire qui in Italia avete, anzi qui in Puglia, scusate, avete un buonissimo laboratorio per i plasmi, il professor D'Agostino, Favia, eccetera, a Bari, al Dipartimento di Chimica, credo, dell'Università di Bari, e da anni che lavorano su diverse scale, incluso il biomedico, con i plasmi. I plasmi si lo chiamano anche il quarto stato della materia, è un gas ionizzato che permette di bombardare una superficie o eventualmente di ricoprirla con
una serie di elementi fisici, elettroni, ioni, positivi, negativi, eccetera, di modo da creare un'interazione tra il materiale e la nuvoletta che vedete intorno. La nuvoletta è formata da un gas ionizzato, anche i nostri neon sopra le teste sono dei plasmi. Quindi all'interno del tubo facciamo il vuoto, iniettiamo un gas, nel nostro caso è un gas polimerizzabile C2F6 nel quale aggiungiamo un po' di idrogeno per permettere la polimerizzazione, è un tipo di polimerizzazione che arriva sotto con compressioni intorno ai 700 millitorri. Quindi permette all'interno di eventualmente prendere uno stent e di farlo andare su e giù all'interno per qualche minuto al fine di ricoprire quindi lo stent. Quindi sullo stent ricopriamo con uno piccolo strato di polimero. Guardate, se ricopre per 5 minuti è uno strato completamente liscio e omogeneo. Se ricopre per 15 minuti o per 30 minuti diventa uno strato che li chiamiamo, i nostri amici di Bari li chiamavano fettuccine, noi in maniera un po' più inglese le chiamiamo ribbon-like structures. Quindi sono come dei capelli sulla superficie e il capello, quindi il filo, permette di aumentare la superficie specifica e quindi di ancorare più molecole. Quindi siamo arrivati qualche anno fa con una struttura di questo, avendo uno stent e dicendo alle compagnie, dico adesso, fine di polimero sul quale potete greffare potenzialmente quello che volete. E l'idea è interessante. Però le industrie hanno sempre un modo di riflettere diverso dal nostro. Loro dicono sì, ma provami che il tuo strato di polimero è veramente aderente, perché dice già ci porti uno strato che è infimamente piccolo, dice si parla di 30-50 nanometri, quindi 50 nanometri di polimero su una superficie metallica non posso andare a prenderlo con delle pinzette e tirarlo, non posso fare una prova di trazione, quindi dice come fare? Allora quello che abbiamo fatto è abbiamo sviluppato per loro qualche anno fa una tecnica che noi la chiamiamo all'interno la tecnica del cappello messicano. Prendiamo una pastiglietta, su questa pastiglia superficie ingegnerizzata, depositiamo il polimero, qui vedete questa è la pinzetta per manipolare, quindi il polimero è qui, poi prendiamo una sfera e la sfera la spingiamo dalla parte non ricoperta della pastiglia e finalmente deformiamo. Questa deformazione è stata calcolata a livello di elementi finiti come sulla testa del cappello del messicano abbiamo una deformazione del 25%, che è la stessa deformazione che c'è in uno stent quando è espanso da 1.7 a 3-4 mm di diametro. Quindi in microscopio a forza atomica ci permette di vedere che non deformata e deformata non ci sono grandi fissure, non ci sono rotture, il polimero è effettivamente super elastico, addirittura guardate, qui vedete le gliding band, non so come si dice bene in italiano, ma è come il metallo si deforma, quindi è proprio la deformazione del metallico. Anche metodi di prego. Cioè nel momento in cui lei deposita sullo stent il polimero, nel momento in cui si ha la dilatazione, l'estensione dello stent, che cosa accade a livello, scusate, a livello del polimero? Perché vedo che qui avete misurato la roughness, immagino la rugosità, e con il microscopio a forza atomica, e vedo che in effetti c'è stata una diminuzione della roughness a documentare un'estensione del polimero. Semplicemente hai così, mi chiedevo È una domanda interessante. Attualmente, guardate, la rugosità è di 6 nanometri sul materiale trattato e ricoperto di polimero. Quando lo deformo, da 6 nanometri passiamo a 180. E perché passiamo a 180? Perché ci sono giustamente queste gliding band. Sono le dislocazioni all'interno del metallo che scivolano, che corrono nel metallo. E quindi da una superficie che è completamente piana come questa, ricoperta di un polimero, arriviamo a una superficie che è più a scalini e questi scalini sono queste gliding band che vi dico con una rugosità aumentata e probabilmente il polimero, e questo lo vedete qui, il polimero è come teso tra due
creste. Questa è una cresta di una gliding band, questa è un'altra cresta, e tra le due creste ho veramente il polimero che è teso. È come prendere la pellicola di cucina e ricoprire un piatto tirando la pellicola da cucina. Continuo a rispondere andando avanti, perché tra due diapositive c'è una risposta interessante per lei. E guardate, questa è una tecnica che si chiama XPS, X-ray photospectroscopy, permette di giocare a biliardo con gli elettroni che compongono gli orbitali di ogni elemento. Mando un raggio incidente, faccio eggettare un elettrone, conosco energia incidente, recupero l'energia con la quale l'elettrone è stato eggettato. La differenza tra le due mi dà l'energia con la quale l'elettrone era attaccato al suo orbitale. Questa energia è propria ad ogni atomo e ad ogni elettrone. Ci sono tabelle oggi in un computer che permettono di sapere quale elemento è. Quindi su un materiale deformato, vedete, il fluoro cambia un po', il carbonio non veramente, l'ossigeno un pochetto, ma non ci sono metalli. Quindi la risoluzione della tecnica è 1%, quindi vedere che c'è meno di 1% della superficie che non è ricoperto da polimeri. Se andiamo a grande magnification, vediamo che in effetti c'è qualche fissura corrispondente ai grain joint di ogni metallo. Questi sono i grain joint, quindi zona della struttura coerente del metallo. E se andiamo sulle polimeri vediamo che c'è effettivamente qualche fessura, quindi è questo che arriva. Quello che arriva è che ci sono zone di debolezza nel quale c'è qualche fessura che si vede, qualche cracks, eccetera. E questa è stata la seconda domanda delle compagnie. Dice, ma allora, dice, la maggior parte della superficie metallica è ricoperta da polimeri. Dice, questo è interessante, però ancora una volta possiamo vederlo solo per microscopia. Permetteteci di quantificare su una zona qual è la zona effettivamente ricoperta da polimero e da metallo. E questa è nanotecnologia allo stato puro, perché non lavori più su cose che hanno grandezze di micron o più, lavori su cose che sono veramente piccole. Quindi si è dovuto sviluppare un metodo. Immaginate un metallo ricoperto con polimero, sulla quale il polimero è 25, 30, 35 nanometri di spessore, sulle quali ci sono delle mini fissure, e quindi bisogna andare a visualizzarle. Quindi la cosa che abbiamo fatto è andiamoci con un metodo di elettrodeposizione di bismuto, con una soluzione che non interferisce con il polimero, ma che nello stesso tempo permette di depositare il bismuto sui metalli. E quindi guardate, arriviamo subito al risultato. Quello in bianco sono dei bismuth based compounds, quindi dei composti chimici a base di bismuto, e sono orientati completamente in maniera parallela secondo giustamente queste gliding band che sono conosciute in metallurgia. E la parte, tutto quello che vedete in nero è polimero allo stato puro. Quindi se deposito una molecola bioattiva, ad esempio, questa si depositerà su tutto ciò che è scuro e non che è bianco. Poi si possono fare anche cose fancy. Fancy vuol dire delle cose eccitanti per la ricerca, ma non veramente eccitanti per l'industria, come questa. Siamo partiti e siamo andati in un sincrotron. Abbiamo accesso regolare a qualche sincrotron sul globo, e questo ci ha permesso di vedere in verde dei piccoli canali. In fondo la polimerizzazione plasma, quando è fatta all'interno del plasma, non è così semplice come si crede. Non è come una piccola neve che cade su una zona vallosa, ma è più come una polimerizzazione che si fa con metodi più dettati dalla termodinamica, quindi per nucleation e grow. Quindi vuol dire che a un certo punto non c'è più spazio per il polimero di crescere, e questi sono quelli che si chiamano pinol nella letteratura. Nessuno li aveva mai visti, e finalmente qui li abbiamo visti. Sono veramente piccole zone nelle quali il polimero non c'è, perché è una zona di incoerenza tra due zone di crescita di polimeri diverse. Permette di fare dei buoni articoli in Langhuimer questo, ma nulla di più a livello industriale. Se lo mettete in acqua o in ambiente, c'è un po' d'acqua che entra da questi pori. Quindi quello sul quale stiamo lavorando adesso è: dobbiamo assolutamente trovare dei metodi per depositare i polimeri senza polimeri superelastici, nanotecnologici se vogliamo, però senza avere difetti, quindi eccetera. E è incredibile di vedere qui, ad esempio, come un piccolo
Guardate i corrosion rate, ad esempio, tra un materiale coated e un materiale uncoated. C'è una differenza di 10 volte. Quindi 30-40 nanometri di polimero intimamente connesso a un metallo permette di aumentare la resistenza alla corrosione anche su materiali come acciaio inossidabile che sono molto interessanti. Questa è un'idea, quindi questa è l'idea dei nostri progetti nanocoating. È un progetto ongoing, è un progetto di cui ne parlerò un pochettino domani per la proprietà intellettuale, ma posso già dirvi, è un progetto sul quale ci sono state magari una ventina di tesi, state fatte negli ultimi 5-6 anni, e diversi postdoc. I postdoc nel mio laboratorio lavorano quasi esclusivamente su progetti industriali, quindi c'è stato un po' di proprietà intellettuale, c'è stato licensing, ma di questo ne parleremo più in dettaglio domani. La cosa interessante è che abbiamo preso un problema in sala operatoria. Vi ricordate all'inizio? 30% di stent, quindi un problema clinico. Se ci fosse stato un chirurgo vascolare nella sala, avrebbe detto, ah, io ci sono, capisco perfettamente il problema. Gli abbiamo dato un'impronta, se volete, una prospettiva tipicamente, io dico ingegneristica, ma vorrebbe dire ingegneria, scienze naturali, nanotecnologia, scientifica, un'impronta tipicamente scientifica, e arriviamo con una conclusione che sia scientifica, perché alla fine c'è un sistema per plasmi, eccetera, però c'è anche un'applicazione, ci sono anche delle risposte a dei problemi industriali, perché loro devono fare faccia alla competitività, devono dimostrare perché il loro prodotto è meglio degli altri, eccetera. E finalmente oggi ci sono comunque sulle 20, ci sono 5-6 ditte che utilizzano queste tecniche per attaccare le molecole agli stent, e ci sono ditte come ad esempio, ma magari non facciamo esempi, comunque ci sono ditte che le stanno utilizzando ad esempio per valvole cardiache, per altre cose che stent, perché in fondo tutto ciò che è metallico può essere interessante, può essere un approccio interessante per tutto ciò che non è metallico. E alla base c'è una conoscenza un po', se volete, in fisica, con i plasmi, in chimica, per la bioconjugation, in biologia, perché comunque bisogna conoscere le proprietà del human environment, clinica, e in fondo un po' di ingegneria per avere un approccio applicato, e non, se uno vuole, su queste tematiche potrebbe passare la vita a studiare la natura delle relazioni tra il polimero e le molecole, eccetera. E dico sempre ai miei studenti, questo non è il nostro obiettivo, e siamo sempre lieti però di lavorare, collaborare con gruppi a livello mondiale nel quale loro sono più interessati a studiare le cose da un punto di vista più fondamentale o ancora più applicato come certi. Avete domande? Se non avete domande, prima della pausa, volevo solo portarvi per qualche minuto su una tangente. Vuol dire che siamo sempre nel nanocoating, ma volevo farvi vedere qualcosa. Anche se siamo in streaming, faccio vedere uguale, perché in fondo è qualcosa che non ho ancora pubblicato. È un progetto strano, e quindi vi prendo giusto 5-10 minuti massimo, poi facciamo una pausetta. Ed è il problema delle superfici antibatteriche. Io non ho mai pensato che nel giorno lavorerò su antibatteriche, fino a che un giorno l'Agenzia Spaziale Canadese e la NASA sono venute e hanno detto, ma è lei quello che ha sviluppato i coating ultra aderenti per le ditte mediche? Sì, lei dice, perché noi abbiamo un problema. Sa, dice, il mondo è pieno di batteri, i batteri sono dappertutto, soprattutto negli ospedali. Non è troppo rassicurante. Ogni volta che vedete il giallino vuol dire che ci sono batteri. Ci sono batteri sui letti. Avremo bisogno di lenzuola antibatteriche. Avremo bisogno di letti antibatterici. Batterici? Scusate, vedete? Era meglio in inglese. E tutto quello che tocchiamo, in fondo, c'è una grossa... Se ci fosse un biochimico, un microbiologo nella sala, direbbe, ma non possiamo vivere in una torre d'argento nella quale non c'è nessun battero. Questo era il sogno di Michael Jackson, no? In casa sua zero batteri, e si era fatto fare una casa da 25 milioni, una cosa così. Ogni volta che avete dell'acqua che si accumula, e credo che nel Salento l'acqua è anche in Italia e nel mondo, perché non credete, l'approvvigionamento in acqua è una cosa importante. Questa è un'immagine che ci viene dalla NASA. E questa è un'immagine che non è pubblica,
magari oggi lo divento, ma comunque. Questa è un'immagine dell'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Chi sa che c'è una Stazione Spaziale Internazionale? Tutti? Perfetto, quindi non ne so niente di nuovo. Quanta gente avete visto andare e venire negli ultimi 20 anni o 10 per i più giovani sulla Stazione Spaziale Internazionale? Chi dice più di 10? Una marea di gente, cioè più o meno 150 persone che sono andate negli ultimi 20 anni per soggiorni da qualche giorno a un anno e mezzo. Quante donne delle pulizie avete visto andare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Già portare un litro di detergente, un chilo, costa 50.000 euro. Quindi una persona, come voi e me, andare sulla Stazione Spaziale Internazionale, solo nel weekend, Guy Lepage, il direttore, per provare l'ebbrezza di essere in senza gravitazione, ok? Quindi è andato sulla Stazione Spaziale Internazionale e ha pagato 1,2 milioni di euro per un weekend. La NASA pianifica nel 2030 di offrire a 100.000 euro un weekend nello spazio a chiunque abbia 100.000 euro per andare in un weekend, ok? Sappiate che prendere un chilo e portarlo nello spazio costa 50.000 euro. Quindi è legittimo pensare che non c'è mai stata nessuna donna delle pulizie, o uomo delle pulizie, non voglio essere sessista, che è andato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Risultato, centinaia di persone che hanno mangiato, hanno bevuto, hanno parlato, hanno toccato, si sono lavati, hanno fatto azioni di vita normali, quindi hanno avuto delle pelli morte, capelli, eccetera, e nessuno ha mai raccolto niente sui muri della stazione. Qui, attaccato a questi ganci, c'era uno spettrometro, massa spettrometers. E questo massa spettrometers nessuno l'aveva mai tolto. Dopo 20 anni l'hanno tolto perché bisognava cambiarlo, perché la tecnologia era mai vecchia, e hanno trovato 3 dita di muffa. Quindi funghi, eccetera. Quindi urgenza. Se nel 2030 dobbiamo usare la Stazione Spaziale Internazionale per andare su Marte e dobbiamo finanziare questo con gente che va e viene come in un hotel, dice qui dobbiamo trovare dei metodi. Allora una delle tecnologie è quella di fare delle superfici, la missione che abbiamo è quella di fare delle superfici che sono ultraaderenti, ed è per quello che ci hanno pescato noi e non altri nel mondo, che sono ultrastabili a livello... a livello di antibatterico, perché io sono curioso, anche qui sono andato l'altro giorno, è da qualche giorno che sono qui, sono andato a Decathlon verso Brindisi, c'è un Decathlon, mi fermo e dico cosa antibatterica? Ah, dice sì abbiamo delle magliette per ciclisti antibatterici, dico ne compro sempre due, una per il archivio e una per fare i test in XPS eccetera, fare il retro engineering, capire la gente cosa fa. A Parigi ho comprato dei sacchi dell'immondizia antibatterici, perché antiodori, antibatterici. Allora dico, datemi le magliette. C'ho le due magliette e poi le chiedo, ma come le lavo? Ah, dice, ma non lo so. Ah, dice, io le vendo. Ah, dice, ma c'è qualcuno? Sì, dice, questo numero ho chiamato, ed è un numero francese, perché Decathlon è una ditta francese. Non si aspettavano che parlassi francese, ma io ho parlato francese e gli ho detto, come faccio a lavarli? Perché voglio comprare questo vestito, prevedo un usaggio intenso, loro non mi hanno visto di persona, quindi possono credere che sono un ciclista dell'ultimo livello. E mi fa, ah, dice, ma guardi, questa è una bella domanda, dice, no, noi le vendiamo antibatteriche, dal momento che lei le lava, noi non possiamo più garantirle. E beh, dico, allora voi vendete un prodotto che costa di più dell'altro, ma dice, ma noi dipende lei come le lava. Dico, datemi la ricetta. No, non c'è ricetta. Praticamente oggi chiunque vi vende delle selle di bicicletta, vi vende anche dei vestiti antibatterici, vi vendono dei rubinetti e dei bottoni di water cloth WC in antibatterico, ma dal momento che voi li lavate non garantiscono più l'antibattericidità della superficie. Quello che manca è la nozione di stabilità. Vogliamo un ricoprimento antibatterico che possa essere buono, una maglietta che posso lavare a 100 volte, a 30 gradi,
con certi detergenti, ma devo garantire, questa parola di stabilità. E quello in cui vi voglio portare adesso è proprio questo, è quest'idea di aggiungere questa funzionalità, quindi che in fondo poi può essere utilizzata per qualsiasi tipo. Allora, quello su cui stiamo lavorando, non posso raccontare veramente tutto, perché ci sono cose, è su qualcosa che è fortemente aderente, deve essere aderente, che si tratti di letto d'ospedale, che si tratti di rubinetto di bagno pubblico, che si tratti di piatto doccia di un campeggio, che si tratti di stazione spaziale internazionale. A noi piace andare su superfici ultra dure perché sono aderenti e sono stabili, come ad esempio DLC, Diamond Like Coating, del carbonio puro, e l'idea è la seguente: tutte funzionalità che aggiungo alla superficie con spray o d'altro, un giorno saranno rimosse con lavaggi o d'altro, ma attenti, se sostituisco un atomo di carbonio con un atomo di argento, se faccio quello che si chiama doping fisicamente, prendo un atomo, entro nella struttura cristallina del DLC e sostituisco un atomo con un atomo di argento. Lì avrò una struttura ad alta energia, controllata, e nel quale i legami non sono più legami di natura debole, ma sono legami di natura ultraforte. Se stacco il DLC, stacca la funzionalità, ma se il DLC è ultra aderente sulla superficie, ho il potenziale di avere un materiale che è veramente antibatterico. Probabilmente non per l'eternità, ma per qualche decina o centinaia di applicazioni. Mi seguite? Quindi l'idea è proprio questa, di andare sulla stabilità. Questo è un ricoprimento antibatterico, quello dei sacchi dell'immondizia di Parigi. In fondo c'è solo uno spray sui quali mettono, ed è vero che lo spray contiene delle piccole compounds di copper, di rame e di silver e di argento, che permettono quindi di avere una certa antibattericità e quindi di avere delle cellule morte rispetto ai batteri vivi. Ancora una volta i plasmi possono aiutare, perché cosa faccio? Prendo una piattaforma di carbonio, quindi immetto gli ioni, quindi here we create a gas, in the gas we bombard the surface, and on the surface we project carbons directly on the surface of the materials to be coated, can be a textile, can be a metals, can be a polymers. Finally it looks something like that, you know? Qui avete una camera, e la camera è piccola, però può essere aggrandita, può essere anche un processo in continuo, e finalmente permette crescere e quindi fare questo doping in una singola azione, depositare un alto rate di argento e di carbonio, e finalmente di controllare anche la quantità di argento. Se fate uno scratch test vuol dire prendere una punta, un punteruolo, e passarlo sulla superficie, quindi proprio quello che non dovete mai fare con la chiave e sulla macchina, ok? Fate uno scratch, questo è uno scratch convenzionale che avete, quindi avete una delaminazione, vedete qui proprio una rottura, e invece se fate uno scratch test sugli atomi di carbonio, guardate cosa avete. Questo è un coating di carbonio, e quello che avete è proprio invece l'aderenza c'è, lo togliete perché asportate del materiale, ma in fondo l'aderenza non c'è nessuna parte che parte, non c'è nessuno coating che se ne va. E guardate, questo è lo stainless steel di base, questo è DLC coated, quindi ultra piatto e ultra fine, e questo è in phase imaging, vedete, questa è proprio una struttura molto più organizzata di quella che vedete sull'acciaio inossidabile di base. Le rugosità naturalmente scendono, e quello che vedete è che potete anche nel DLC fare delle nano indentation, quindi diciamo fare un test di durezza che ci permette poi di fare dei test di microdurezza secondo la thickness del coating, secondo lo spessore quindi del coating. Vedete qui, quindi più l'impronta è piccola, più il coating è duro. E poi naturalmente potete fare dei test antibatterici nei quali vedete una proliferazione e l'assenza di proliferazione dall'altra parte, e guardate, due
Se sostituisco su 100 atomi di carbonio, ne sostituisco 2.4 con argento, ho una superficie che è 100 volte 2-3 ordini di grandezza più antibatterica di quella che ho alla base. E questo è un po' l'obiettivo del progetto. Quindi, credo che ho finito per il momento. Come vi ho detto, più o meno 10 minuti. Se avete domande mi fa piacere, no, possiamo fare una corta pausa e fare domande durante la pausa. Prego. Una cosa che mi chiedevo al volo, la proprietà antibatterica della superficie che poi vai a preparare con questo paradigma di PHVD più PVD e così via, e, quantomeno intuitivamente, credi che dipenda più dal fatto che hai ridotto la rugosità, quindi è minore il grado di adesione poi del batterio sulla superficie, oppure sono più le proprietà del film che ti danno quell'effetto? No, sono proprio le proprietà del silver, perché guardate, abbiamo cultura di 4 ore su acciaio inossidabile con più o meno la stessa rugosità e guardate, no, non è quello, 0%, quindi questo è puro DLC. Il fatto di me, questo è quindi la stessa, esattamente la stessa rugosità, ma il fatto, in fondo bisogna guardare dal blu a qui, il fatto di avere 2.4 di atomi che sono sostituiti con argento, l'argento è conosciuto da tanti anni, i Maya, gli Inca, gli Aztechi si coprivano le dita di anelli di argento e di rame, copper, veramente perché così limitavano la proliferazione di batteri perché vivevano in ambienti. No, è proprio l'argento. Non è chiarissimo se l'argento ha un'azione antibatterica a livello internalizzazione della cellula o a livello rottura della membrana cellulare. Probabilmente è un insieme dei due, ma c'è una grossa controversia nella quale io non entro perché a me interessa che da qualche parte funzioni. Non ci sono solo atomi metallici che possono essere antibatterici, abbiamo già lavorato con ammoni quaternari o altri tipi di molecole più chimiche, ultimamente è stato anche trovato ad esempio il magnesio, azione antibatterica, è stato trovato addirittura il chitosan, un derivato della chitina ottenuto dai crostacei. Quando vengo in zona di mare dico sempre, ad esempio in Indonesia, ho degli studenti che la sera fanno tutti i ristoranti e raccolgono le shell dei gamberetti e l'indomani li mettono in soluzione e ottengono degli stessi materiali di chitosan che sono antibatterici per fare maniglie di porte eccetera, quindi c'è possibilità. Nello stesso tempo raccolgono le uova per lavorare sul fosfato di calcio in altri progetti, ma potrebbe essere un'azione, cioè vedrei bene un nuovo professore in una materia di innovazione tecnologica su materiali structural materials prodotti dai prodotti crostacei, perché credo che quindi no, l'antibatterico è qualcosa veramente di interessante, il bambù è antibatterico di base, è veramente un mondo affascinante. Altre domande? No? Tranquilli, potete venirmi a vedere la pausa, ma credo che c'è lo streaming, quindi magari fate approfittare anche gli altri se fate domande davanti a tutti, davanti soprattutto alle telecamere, così non siate imbarazzati, non vi vedono. Loro guardano me e penso che esisto, pensano che esistate anche voi. Va bene? Ok, prego. Mi chiedevo solo se per quanto riguarda i lavori che avete fatto sugli stent, e quindi dopo il coating con i polimeri, ci sono stati dei riscontri per quanto riguarda anche le applicazioni già in campo medico, se ci sono dei riscontri che in effetti un rivestimento con un polimero, poi non so se avete già provato alla biofunzionalizzazione con un rilascio controllato o altro, cioè io non so se gli studi sono andati avanti e effettivamente si sono avuti degli scontri positivi in merito. Nel mio corso di domani sarà molto chiaro come funziona. Nel mio laboratorio sono organizzato nella maniera seguente. Ho 25-30 persone, non voglio assolutamente andare più di 30 persone. Di queste 30 persone, 4 sono associati di ricerca, permanenti. Sono tutti persone che hanno un dottorato, che potrebbero diventare professori, ma non hanno né la voglia né lo spirito di diventare professori. Quindi loro vogliono rimanere a livello tecnico-scientifico, scrivono articoli, scrivono domande, ma non vogliono la pressione. Quindi uno in chimica, uno in biologia, uno in microbiologia e uno in fisica. Così abbiamo tutte le scienze fondamentali. Poi attualmente ho come 17-18 studenti in tesi che fanno dottorati,
Cioè, quindi tesi in Canada vuol dire dottorati. E questi lavorano su tre progetti, di cui 7-8 lavorano su questo progetto. Gli studenti in dottorato, quello che fanno è, l'idea è arrivare alla prova di concetto. Quello che devono fare nel loro dottorato è provare, make the impossible possible. Il giorno 1 del dottorato è un'idea, e ci sediamo e vediamo un sogno. E poi hanno 4-5 anni per far vedere che il sogno può essere realizzato. Una volta che loro dimostrano che il sogno può essere realizzato, quindi articoli generali, eccetera, ci sono due: o passiamo il progetto a un postdottorato, o facciamo assumere lo studente in dottorato da una ditta, e quindi diventa un dottorato industriale, se mi permettete la parola, a cavallo tra l'industria e noi. Quindi questi progetti, sì, allora la risposta è questa: sì, il progetto dei nanocoating funziona e abbiamo diversi studenti che hanno fatto postdottorati dopo aver fatto un dottorato su questo. Adesso sono assunti dalle ditte e sviluppano questi all'interno. Sì, posso dirle che c'è una differenza dell'ordine del 5-10-20% secondo lo stent. Se lo stent è ricoperto con questo strato di polimero ultraaderente, siamo capaci di abbassare il tasso di restenosi da 30 a 10-12-15%, poi dipende dal tipo di molecola, eccetera, però diventa molto più efficace per il sito dell'impianto. Il drug delivery diventa molto più realista su corto e medio periodo. Purtroppo non posso presentare nessun dato perché questi sono dati di... A questo punto il Canada mi permette di finanziare tutto il dottorato, e i dottorati sono tutti finanziati dal Canada o dai paesi nei quali gli studenti vengono, e i postdottorati invece sono completamente finanziati da ditte, e quindi i risultati appartengono alla ditta e non pubblichiamo mai, e questo è un po' un peccato, però cerchiamo di pubblicare nelle cose prima, eccetera. Quindi sì, c'è un riscontro, che non è un riscontro del... No, non cambiamo il mondo, perché quello che cambia ancora è quando lo stent è dilatato, dipende molto dal handling capacity of clinicians. La forza con la quale lo stent è esplanted, gonfiato all'interno dell'arteria, e quindi l'interazione, quindi la breccia che si apre nella parete arteriale è proporzionale alla pressione con la quale il clinico è preso da un compromesso. O lo apro al massimo, ma rischio di rompere l'arteria e non voglio. Quindi se più le condizioni sono gravi dell'arteria, più l'arteria è calcificata, meno posso espandere. E quindi, adesso non sta a me giudicare, però è più un'arte che una scienza. Non hanno un riscontro evidente. Sanno che devono gonfiare il palloncino fino a passare di qualche centinaia di micron. Quindi quello secondo me gioca, perché più spingi su un'arteria calcificata, e più è chiaro che le molecole in qualche parte inibisci, le stacchi, eccetera. Quindi è veramente una cosa meccanica. No, grazie a lei, bellissima domanda. Ok, 10 minuti di pausa per l'ultima parte. Va bene? Grazie.